Non è semplice venire qua a dire qualcosa perché in questo momento ci farebbe meglio stare zitti e andare a casa e riprendere in settimana l'allenamento. Faccio fatica anch'io a dire qualcosa e purtroppo abbiamo subito quel gol su calcio d'angolo e dopo la partita è stata difficile. Sapevamo che veniamo qua a fare una partita difficile, sarebbe facile dire adesso, sicuramente verrà fuori che la squadra ha sottovalutato la Cavese, non è assolutamente così. Noi siamo venuti qua per fare la partita che dovevamo fare, sapendo che sarebbe stata una partita difficile, che loro avrebbero messo tutto quello che potevano avere per darsi una speranza, quindi non è stato quello il problema. Purtroppo in queste partite devi essere bravo a portarti l'episodio a tuo favore. Loro sono stati più bravi di noi e poi è stata dura, ci abbiamo provato a riprendere la partita, però sappiamo che queste partite, se si mettono così, noi facciamo fatica, quindi non dovevamo assolutamente farla mettere così la partita. Cioè, da fuori non pensiate che noi siamo qua, giochiamo questa partita, andiamo a casa e siamo contenti. Noi andiamo a casa e abbiamo preso una mazzata. Però tra virgolette, il bello è che noi non abbiamo concluso niente, quindi dobbiamo essere forti. Ricominciamo. Purtroppo pensavamo di aver fatto uno step e non l'abbiamo fatto, siamo dovuti tornare indietro. Lavoriamo e cerchiamo. So che diciamo sempre le stesse cose: cerchiamo di fare esperienza, cerchiamo di fare. Sì, è normale che i risultati sono troppo altalenanti. Adesso vinciamo e perdiamo, non riusciamo ad avere continuità. Però ripeto, in questo momento noi dobbiamo, cioè io capisco voi, capisco può essere l'ambiente, capisco tutti quelli che in questo momento è facile darci addosso, non dico niente, fa parte delle parti, in questo momento noi dobbiamo subire quello che eventualmente ci viene addosso, però dobbiamo reagire, so che è una frase fatta, eccetera, eccetera, però la penso veramente così, cioè noi dobbiamo portarci a casa sta scoppola, però non possiamo mollare adesso, perché comunque dobbiamo difendere quello che abbiamo fatto fino adesso.